Buona visione da Laboratorio Analisi Valsambro, la diagnostica di precisione, a Bologna, in via Cairoli 2, www.valsambro.it. Il Laboratorio Analisi Balsambro è un centro specializzato in diagnostica molecolare e microbiota intestinale. Trent'anni di ricerca e innovazione hanno condotto i nostri esperti ad un approccio multisistemico nella diagnostica clinica delle patologie croniche, divenendo ad oggi un punto di riferimento nazionale nella ricerca dello squilibrio all'origine delle malattie. Eseguiamo test di metabolomica, lipidomica, microbiologia e genetica. Contattaci per maggiori informazioni. www.balsambro.it Laboratorio Analisi Balsambro, la diagnostica di precisione. Benvenuti. All'appuntamento con la medicina di precisione. Siamo in compagnia della dottoressa Carla Marzetti, ricercatrice e fondatrice del laboratorio Valsambro, che ringraziamo per l'ospitalità. Grazie, grazie di essere venuti. L'argomento di oggi è legato al periodo, se vogliamo, che eh, stiamo attraversando, perché, come spesso capita a tanti di noi. La primavera porta stanchezza, porta fatica nell'affrontare le, le giornate, le situazioni? Sì, infatti ritengo eh, necessario e interessante eh, prendere in considerazione l'argomento della stanchezza. Stanchezza che può essere stanchezza primaverile ma anche stanchezza cronica, sempre più presente nella popolazione. E allora volevo un pochino sviscerare di come fare, cosa andare a indagare appunto per, per risolvere questo problema. Certo. E allora parliamo eh, della cellula e di come produce l'energia la cellula e quindi parliamo del respiro della cellula. Questa energia viene prodotta da queste centrali elettriche che sono una, una rete di, di conversioni chimiche per la produzione dell'energia e eh, che eh, noi nominiamo come appunto respiro della cellula. Sono delle fabbriche, delle piccole fabbriche che stanno in organuli chiamati mitocondri. E questi mitocondri trasformano tutto quello che mangiamo, che beviamo e che respiriamo in produzione di energia. Qui vediamo proprio che sono le nostre pile no? che ci sostengono, sostengono per le funzioni vitali della cellula che deve nutrirsi, deve respirare e deve riprodursi. Quindi attraverso queste sofisticate reazioni biochimiche i mitocondri producono energia, questa energia che si chiama ATP, adenosina trifosfato, e che viene prodotta apposta in questi organelli. Che conoscono gli sportivi ma non solo. Esatto, esatto, infatti, eh, oltretutto questa produzione di energia viene molto risentita da chi ha bisogno di performance energetiche particolari, ma noi le stendiamo a tutta la popolazione, specialmente le persone che. Che fanno fatica ad affrontare la giornata. Ci sono persone che afferiscono a questo laboratorio che sono veramente disperate perché non riescono ad affrontare la giornata, non riescono ad andare a lavorare, non riescono a fare tutto quello che l'attività giornaliera richiede. È invalidante quindi, questo. Questo è invalidante. Le persone poi si deprimono, poi magari vanno dai medici che gli dicono, eh, ma tu sei depresso e quindi eh, non, non, non fai, non, non riesci a fare le cose che devi fare perché sei depresso. In realtà la depressione è una conseguenza del non sentirsi bene. Anche perché non è una malattia. Uno va dal medico e dice, sono stanco. E allora uno dice: Sei stanco, gli diamo gli integratori, gli diamo le vitamine. Ma quali integratori? Quali vitamine? Poi le prendono, tornano a me, ma io sono come prima. Cioè, anche questa eh, la affrontiamo come non solo una, una sintomatologia, ma una, un insieme di problemi che possono generare la stanchezza, perché la stanchezza è il risultato di problemi poliedrici che derivano da, da, da tante parti. Se per esempio pensiamo che ci vogliono 500 mg di ATP per alimentare un battito al secondo per 10 secondi, quindi vuol dire che ogni organo, specialmente il tessuto muscolare, ma anche per esempio il tessuto nervoso, ma anche ogni organo ha bisogno assolutamente di un quantitativo di energia sufficiente a fare tutte le, eh, le sue funzioni. Questa energia prodotta quotidianamente può essere rallentata per tanti motivi. Per esempio lo stile di vita, le tossine ambientali, le infezioni, le post-infezioni, cioè infezioni minime, latenti, che vanno a interferire mano a mano con la produzione dell'energia. Allora, quando la produzione viene compromessa. Ecco sfociare delle malattie come le malattie autoimmunitarie, l'affaticamento cronico, i problemi neurologici, i problemi di autismo, problematiche neurodegenerative come il Parkinson o l'Alzheimer e tante altre che sono un po' la punta dell'iceberg di tutte queste problematiche nel tempo che si sono andate ad accumulare. E quindi intervenendo con la medicina funzionale e la medicina integrativa andiamo a sviscerare questi problemi per cercare di andare ad intervenire in maniera mirata, in maniera corretta, in maniera precisa, individuale, perché poi la medicina di precisione ci porta a questo, alla Noi singola persona. Noi portiamo la medicina da medicina protocollare a medicina individualizzata, perché ora è possibile con l'intervento e l'uso delle omiche, quindi della medicina molecolare, che è la genomica, che è la proteomica, che è la metabolomica, la lipidomica e via, quindi que tutti quelli che hanno suffisso omico, si va a sviscerare a livello molecolare, si va nel piccolo piccolo piccolo, per avere poi però una visione generale, quindi poi il medico, il ricercatore, il nutrizionista, eccetera, devono anche avere una visione generale e prendere, attingere questi dati per poter poi fare una, una diagnosi e un intervento terapeutico complementare, mirato, olistico ma preciso. Ecco il passo e la differenza che c'è fra tutto quello che c'è prima e, e quello che c'è in attualità. E quindi noi vediamo che. Per esempio, come ho detto prima, tutti questi meccanismi si bloccano, si bloccano perché c'è una deficienza nutrizionale, tutto quello che mangiamo non contiene più minerali, vitamine necessarie, è e, e, e cibo povero. Quindi è inutile che noi dobbiamo aiutarci con l'alimentazione di base, che deve essere comunque un'alimentazione sana, meno, almeno senza tossine possibilmente, ma anche andare sull'integrazione, perché purtroppo l'alimentazione solo in questo momento non basta. Oppure basta per una, un individuo giovane, ma poi andando avanti con l'età ovviamente tutti i sistemi non è che possono essere eh, sempre efficienti. Ogni giorno viene fuori che un additivo, un colorante, un qualche cosa che, eh, che è tossico e quindi sempre di più la parte tossica prenderà un, uh, una parte preponderante e, e anche la diagnostica dei tossici prenderà un grande sviluppo per vedere che cosa mi ha intossicato. E poi c'è purtroppo la cattiva notizia che eliminare le tossine non è facile. E allora, quando io ho un'intossicazione da chimici, un'intossicazione di metalli pesanti, un'intossicazione deficitaria di micronutrienti, io cosa faccio? Vado a interferire con l'attività dei miei mitocondri. E questa è un po' la, la sintesi di come il mitocondrio, cioè che dove abbiamo diciamo, una matrice dove avvengono tutti questi ehm, cicli diciamo, energetici, uno di questi si chiama appunto ciclo di Krebs, ma anche per esempio molto importante sono le due membrane, un'interna e un'esterna, dove viene alla fine del ciclo di Krebs in un passaggio che si chiama fosforilazione ossidativa, dove viene proprio prodotto per gradienti prodotti elettroni e poi anche formazione di energia, la nostra energia vitale. E questo è il nostro piccolo organello. Ma tanto importante. Ma tanto importante perché ce ne sono tanti, tanti, tanti. Ma io come faccio a capire di avere un deficit di produzione di energia? Io come faccio a sapere... Come sta un mitocondrio e dove si è bloccato e come posso fare in maniera corretta per andarlo ad aiutare? Quindi, come andiamo a, a, a visitare un mitocondrio con questi giocattolini? Allora, questi sono degli spettrometri di massa che vanno ad analizzare le molecole. Molecole che sono piccole molecole che si chiamano acidi organici che vengono prodotti come tra virgolette, scarto di tutti quei sistemi che ho eh, spiegato prima. Quindi tutti i cicli biochimici producono dei metaboliti e questi metaboliti vanno nell'urina. Quindi quando io ho un sistema bloccato, io ho un accumulo di quel particolare metabolita. Quindi io vado a vedere, tu produci più questo, meno questo, e allora tu hai un blocco in un determinato sistema. E da lì riusciamo a risalire per, per quanto riguarda gli interventi. Perché è la causa sempre quella che si va a cercare. È la causa, certo. Allora, la causa che potrebbe essere, per esempio, un'infezione. Non, trascinata nel tempo e mai diagnosticata può interferire, un tossico può interferire, uno sbaglio alimentare, allergie, intolleranze possono intervenire. Allora dopo, da lì, da quello che produci, io vado anche a prospettarti, guarda, secondo me, se è mosso questo metabolita, io andrei a indagare. Più la parte infettiva o più la parte tossicologica e da lì si va via via, come Sherlock Holmes, andare a scoprire il colpevole. Questo è il nostro ciclo, no? che è molto complicato, però è come una ruota, è una ruota che gira e che si può fermare, può fermarsi a diversi step. Ma la cosa importante è che per andare avanti in questa ruota, vedete qua ci sono quello che mangiamo, i grassi, i carboidrati, le proteine, tutto attingiamo da quello che mangiamo e da quello che respiriamo e poi tutto va a confluire in questo ciclo. Intanto possiamo vedere che se mancano questi cofattori, le classiche vitamine, minerali, oligoelementi, enzimi, io non riesco a fare tutti questi passaggi. E allora, per esempio, che ne so, se non ho sufficiente eh, apporto di acido lipoico complesso e vitaminico B, non riesco a prendere energia dai carboidrati, avrò un blocco a questo livello, oppure un blocco a, eh, se, se per esempio non riesco a prendere energia dai grassi, eh, vedete la carnitina potrebbe aiutarmi, o anche nelle proteine. E anche in tutto questo ciclo fino a vedete qua la produzione di energia allora cosa succede che se io ho un blocco a questo punto io avrò un accumulo di questo metabolita e se io vado a utilizzare dei cofattori mirati a una posologia mirata e per un determinato periodo di tempo io vado a oliare questo meccanismo ok quindi è inutile andare a prendere tutto e di tutto, perché non, 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 non facciamo una medicina di precisione. Perché può essere che manchi la vitamina B6 o manchi la vitamina B5, io prendo un complesso B che non è sufficiente perché ce n'è un quantitativo insufficiente per quello che mi serve. Quindi potrò prendere il mio complesso B o un'aggiunta di quello che mi manca. Questo è molto importante e deve essere valutato da chi sta a interpretare una, un test di metabolomica eh, o da un nutrizionista di precisione che interviene con l'alimentazione e con l'integrazione. L'integrazione che è sempre più importante. L'integrazione è sempre più importante perché, ma deve essere un'integrazione, non prendo tutto e di tutto, ma prendo quello... Di cui ho bisogno. È la scelta che è fondamentale. È la scelta che è fondamentale, è il quantitativo che io eh, immetto eh, nell'organismo. Attenzione: tutte le sostanze naturali, comunque non sono acqua fresca, devono essere metabolizzate anch'esse, per esempio dal fegato, dai reni, dalle cellule eh, direttamente. Quindi, perché devo andare a sovraccaricare? Darò alla cellula quello di cui ha bisogno. Ok, quindi la, la cosa è sostenere la cellula per quello che ha bisogno. Andare a indagare cos'è è stata la causa che mi ha fatto tracollare il sistema, che sono una delle cause che ho nominato prima: le infezioni virali, batteriche, fungine eh, o la parte tossica, tossine ambientali, ma anche tossine che produciamo noi, anche il nostro microbiota. Produce tossine e questo, per esempio, è l'ultima parte del uh, processo che c'è nella membrana del mitocondrio, che si chiama fosfoliazione ossidativa. Vedete, per esempio, qua. Abbiamo eh, eh, mh, sistemi che fu funzionano, per esempio il coenzima Q, l'ubichinone, il citocromo: vedete, eh, sono eh, assolutamente necessari. Se io ho un blocco di questo sistema, io dovrò utilizzare questo tipo di integratori per produrre diciamo, la mia energia, la mia ATP. Quindi ci sono dei markers. Tutti quei bei passaggi biochimici che ho nominato prima, li troviamo nel referto, dove io ho una catena, diciamo la mia catena respiratoria che parte da questo metabolita e va fino all'ultimo metabolita. È una catena armonica, quindi che deve essere un consumo sempre più piccolo, più piccolo, più, vuol dire che io pian pianino consumo la mia benzina e alla fine sfocia nella produzione di ATP. Se io ho dei, dei, dei blocchi, io da lì riesco a risalire. Come abbiamo detto prima, tanti fattori possono bloccare questa, questa ruota, questo, questo sistema, che eh, sono, come abbiamo detto prima, i metalli pesanti, ma anche i solventi, i pesticidi, i conservanti, gli additivi, cioè siamo pieni di additivi e di conservanti, noi non pensiamo che questi sono anche interferenti endocrini, In per esempio, e vanno proprio a bloccare tutti i sistemi della cellula, farmaci. Persone che prendono vagonate di farmaci, che peraltro devono continuare a prendere, quindi non è vero che devono togliere i farmaci, devono prendere quelli necessari, ma va data la possibilità alla cellula di non intossicarsi, quindi automaticamente di eh, incentivare i sistemi detox e anche la produzione, vedete qua, tutta la produzione interna. Perché? Il microbiota produce metaboliti buoni e cattivi. I buoni mi servono, fanno le proteine, fanno citochine antinfiammatorie, anzi ne ho assolutamente bisogno perché delle cose che producono i batteri intestinali non riusciamo a produrre se non con il loro aiuto, ma anche possono produrre micotossine, endotossine, che sono degli altri tossici. Quindi ho tossici esterni, tossici interni e questo povero sistema detox che noi abbiamo, che sono lì che si arrabattano, sì, sì. E, e, però ogni tanto soccombono anche l'aria, l'aria che respiriamo, ma anche altri derivati dell'oxilene, del benzene, i profumi, tante cose. Ecco per esempio che eh, c'è un rapido aumento per esempio, della sensibilità chimica multipla. Quindi quando noi partiamo con dei sistemi detox non a posto perché c'è una predisposizione genetica, per esempio, dai e dai, a contatto con le tossine della mente esterna e interna scatta la malattia. Quindi una vera e propria malattia. Assolutamente sì. E quindi questi tossici che noi chiamiamo xenobiotici, cioè esterni, diciamo, che sono est estranei all'organismo possono essere dei prodotti industriali come pesticidi, inquinanti, che derivano anche dalla cottura, che derivano anche dai metaboliti, come ho detto prima, dei funghi, delle piante, degli animali, dai farmaci e anche dalle culture come per esempio pesticidi, glifosati, eccetera, quindi ancora di più assolutamente passare a delle culture di tipo biologico, guardare le etichette, cercare il chilometro zero, insomma perché qua purtroppo ci sono alcune tossine che non se ne vanno mai più dall'organismo, si depositano nei tessuti. C'è un esame che va a vedere tutto questo che si chiama profilo chimico tossico non metallico, quindi metalli pesanti si vedono con una cosa questo è un altro dove andiamo a vedere vediamo tutte le sostanze eh, che, eh, che sono i prodotti diciamo dell'oxilene, del benzene, degli phtalati poi da lì andiamo a vedere perché per esempio riusciamo a capire se questa persona ha una problematica ambientale per esempio vengono persone da me che soffrono di stanchezza cronica e poi trovo magari che hanno una supercresta di aspergillo allora gli chiedo ma lei dove sta? in eh, una casa umida dico: Ma c'è un po' di muffina nel, nel, nelle pareti? Eh sì, come fa a capirlo? Che io ho le muffe nelle pareti e dico perché la muffa si è respirata e ha fatto un bel unplugging di aspergillo e l'aspergillo gli ha provocato le micotossine. ha allora, voglia andare a vedere con gli altri esami come, come questo non funziona, se da, da questo ci, ci viene anche lo stile di vita, se ci sono dei problemi anche ambientali. Le micotossine sono importantissime, per esempio prodotte da muffe no? nella parete o da muffe prodotte da noi. Per esempio la candida è uno di quelli che produce tantissime micotossine. Proprio quelle vanno a interferire su quella ruota famosa a, a livello proprio di, di tre punti e la bloccano. Quindi se io ho una sovracrescita di candida, io ho i sistemi bloccati, quindi devo sbloccare il sistema e togliere anche la candida. Se vogliamo fare della diagnostica di precisione, partiamo da un punto, da un'ipotesi del come vivi, come vivi, che tipo di, di sintomo hai e poi pian pianino andiamo a districare. Non è che Arrivi, fa un esame e lo si sa già, cioè è un percorso che il paziente deve fare insieme con, con il medico o il nutrizionista per andare a vedere proprio la strada di cosa è successo. Perché noi vediamo la punta dell'iceberg, sotto non lo vediamo, cioè una malattia cronica si è formata, per, lo dice la parola stessa, negli anni. Quindi io devo andare a fare un percorso a ritroso, quindi questo è il nostro, eh, il nostro ciclo del quale ho parlato prima. Eh, vedete qua dove, dove, per esempio, la candida, come ho detto prima, lo va a bloccare in diversi punti. Quindi io ho mancanza di energia perché ho una candidosi. Eh, io mai avrei messo in che correlazione verità. la crescita di candida o di un fungo con, con la correlazione. Quindi tutto questo li chiamiamo interferenti. E questo è il riassunto. Per vedere se tutto funziona come va il mio mitocondrio, la vista del mio mitocondrio, io devo avere questi dati che vanno bene, altrimenti devo andare a intervenire su dei punti specifici del blocco utilizzando dei cofattori, cioè degli integratori mirati a... Questo e poi anche lo stress ossidativo perché lo stress ossidativo va a rovinarmi il mitocondrio stesso, crea una morte prematura del, del mitocondrio, va a interferire con la sua membrana, si spacca e quindi va incontro a morte sicura. Quindi, ovviamente, non, non funziona più come si interviene su un mitocondrio con, eh, abbiamo detto, cofattori, no? che possono essere, eh, che ne so, dal coenzima Q10, abbiamo visto che è nel passaggio della fosfolilazione ossidativa un elemento importantissimo, ma anche con dei sistemi antiossidanti come il piccallo catechingallato del, del tè verde o la carnitina, resveratrollo, la quercitina, gli omega 3. Eh, sicuramente l'acido alfa lipoico, l'enacetilcisteina e, e, e tanti altri. Tradotto in alimenti, cosa potremmo preferire? Gli alimenti antiossidanti, quindi potrebbe essere dai dei frutti di bosco, i mirtilli, eccetera, ma anche, per esempio, il pesce che ha eh, omega 3, quindi eh, le noci, tutto quello che contiene omega 3 ha un'azione antiossidante, lavora sulla, sulla membrana e anche invece l'azione che ne so dei frutti rossi eh, i capperi sì eh, oppure cercare di fare un'alimentazione bilanciata abbiamo visto prima noi prendiamo energia non solo dalle proteine ma sai grassi dei carboidrati. Ovviamente se è un'alimentazione squilibrata io picchio su, su, su una strada che chiaramente poi diventa eh, diciamo più difficile perché si ottenga energia. Quindi ovviamente anche un'alimentazione equilibrata. Gruppi di vitamine e minerali, il ferro, lo zinco, il rame, il magnesio, il manganese, sono tutti minerali che sono dei cofattori che servono appunto perché tutto il ciclo vada bene. E quindi questa è la nostra medicina la medicina dei sistemi, la medicina di precisione e la medicina personalizzata. Ricapitolando, il mitocondrio deve essere sano, dalla persona malata alla persona che fa sport. Come ho detto prima, tanti sportivi fanno questo tipo di test per aumentare le loro performance e il mitocondrio quindi va sostenuto, va supplementato. Molto spesso manca di aminoacidi, manca di vitamine, minerali, come ho detto prima, va protetto con i miei antiossidanti, omega 3, resveratrolo, quercitina, eccetera, e anche va stimolato. Stimolato, per esempio, con eh, del medicina low dose, l'omeopatia, ecco, eh, va eh, assolutamente, eh, diciamo, sostenuto e, e attivato. E si può anche attivare in questo modo. Fondamentale è l'esercizio fisico? La, assolutamente sì, perché abbiamo detto che ci vuole l'ossigeno per fare queste re reazioni, quindi non si può non fare esercizio fisico che non deve essere estremo, cioè anche, chiaramente lo sportivo lo fa, avrà bisogno assolutamente di un supporto particolare, ma anche la persona che ha la malattia cronica e ha la stanchezza cronica, comunque pian pianino deve fare una riabilitazione fisica, che è l'insieme di, eh, di, di azioni anaerobiche e aerobiche, quindi di alternanza di anche tipologia di esercizio. Si può fare una medicina di precisione anche con lo sport. Grazie dottoressa, siamo arrivati al termine di questo spazio a disposizione. La ringraziamo per averci aiutato a capire, ad approfondire queste tematiche e rinnoviamo l'appuntamento per una prossima puntata. Grazie a tutti voi per averci seguito e Grazie. arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci da Laboratorio Analisi Valsambro, la diagnostica di precisione, a Bologna, in via Cairoli 2, www.valsambro.it. Il Laboratorio Analisi Balsambro è un centro specializzato in diagnostica molecolare e microbiota intestinale. Trent'anni di ricerca e innovazione hanno condotto i nostri esperti ad un approccio multisistemico nella diagnostica clinica delle patologie croniche, divenendo ad oggi un punto di riferimento nazionale nella ricerca dello squilibrio all'origine delle malattie. Eseguiamo test di metabolomica, lipidomica, microbiologia e genetica. Contattaci per maggiori informazioni. www.balsambro.it Laboratorio Analisi Balsambro, la diagnostica di precisione.